Nel cortile padronale dell'azienda. La parte storica dell'azienda risale alla seconda metà del 1600. Era un possedimento di un monastero benedettino di Pavia, il monastero del Senatore, ed era la parte agricola, quindi la grangia di questo convento. Inizialmente tutto questo cortile era fatto come la parte di portico che si vede ora, quindi una parte di casa e una parte tutta porticata che girava intorno. Poi mano a mano negli anni, anzi nei secoli, la parte di portici è stata chiusa ed è diventata un'altra parte di casa. Sotto a questa parte, che è la casa padronale, troveremo poi in seguito e potremo vedere la cantina storica. Time to sing along when your day is night. Hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, well, hang on. Adesso nei vigneti aziendali, un corpo unico di 28 ettari che coprono un'intera vallata. Le varietà che vengono coltivate sono abacca bianca, cortese, Riesling, Müller-Thurgau e invece abacca rossa, croatina, uva rara, merlot e pino nero. La vallata è molto ampia, la collina è dolce, quindi si riesce a coltivare con facilità e a ottenere dei buoni risultati per la coltivazione dell'uva. La costruzione che si vede nella parte più alta di questa collina è Monteglio, quella che dà il nome all'azienda. È una piccola costruzione esagonale della seconda metà dell'Ottocento ed erano costruzioni tipiche che venivano fatte come se fossero dei gazebi in muratura, quindi costruzioni dove si andava a rilassarsi, a prendere un caffè o magari a giocare a carte. Sono costruzioni che si ritrovano ancora adesso nelle ville belle, particolari, del centro Italia e generalmente in quelle zone che erano ricche d'acqua venivano costruite su dei cucuzzoli dove sotto veniva fatta passare un torrente, un ruscello in maniera che la struttura potesse rimanere sempre fresca in estate. Siamo nella cantina storica, come abbiamo visto insiste sotto al fabbricato padronale, anche qui seconda metà del 1600. Nella cantina storica vengono conservate tutte le bottiglie che vengono preparate nella parte più nuova della cantina, i vini in barrica che invece devono maturare. In questa cantina l'unica lavorazione che viene fatta è lo stoccaggio e il confezionamento. È una cantina ottimale perché la temperatura che si sente, quindi sui 13, 14, 15 gradi, resta costante tutto l'anno, sia estate che inverno. In questa cantina abbiamo una chicca particolare, questa struttura ottagonale, dove vengono custodite le bottiglie più vecchie dell'azienda e che in realtà era originariamente una ghiacciaia, la ghiacciaia della grangia di cui abbiamo parlato prima. Dalla seconda metà direi del 1800 è stata invece usata come cantina, ma come cantina di casa, quindi dove venivano custodite le bottiglie che il padrone di casa, il proprietario, beveva per sé e dove adesso noi custodiamo le bottiglie riserva, quindi le bottiglie che noi accantoniamo per annate particolari o per ricorrenze speciali.